Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi faccio un video che per me è un'esperienza assolutamente nuova, ossia un video in collaborazione, in particolare una collaborazione che io faccio con il gruppo Facebook The Fashionist Girls e una volta al mese c'è la possibilità di collaborare, quindi di fare un video insieme. Ovviamente io vi lascio in descrizione tutti i link dei canali che collaborano appunto a questo video e anche il link del gruppo Facebook. Io innanzitutto, siccome è la prima volta che collaboro con loro, vorrei ringraziare davvero tutte le ragazze per avermi accolta nel gruppo e devo dire che è un gruppo che mi piace molto, quindi davvero io ringrazio tutte le ragazze del gruppo che mi hanno accolta. Il video di oggi sarà sui preferiti d'autunno. E potremo spaziare tra diverse categorie: cibo, moda, beauty, quindi davvero tutte le categorie che noi vogliamo e che preferiamo. Ho raggruppato due o tre categorie e vi farò vedere questi prodotti. Cominciamo subito e io partirei dalla categoria cibo, più che altro perché poi vorrei riporre in frigorifero questi prodotti. Il primo del quale vi volevo parlare è lo yogurt cremoso della Müller Gusto Crema Chantilly, che è questo. È una cosa eccezionale, è veramente sublime questo yogurt, è davvero molto cremoso, assomiglia molto di più a un dessert che a uno yogurt e vi assicuro che davvero raggiungerete la pace dei sensi quando mangerete questo yogurt perché è ottimo. Io non so se voi avete presente la pubblicità della Müller quando, non so se è ancora così o se è cambiata, comunque io mi ricordavo che la pubblicità un po' di tempo fa diceva fate l'amore con il sapore ed è quello che succede mangiando questo yogurt perché veramente è ottimo, vi assicuro che è buonissimo. Altro prodotto decisamente diverso ma altrettanto buono è la marmellata Santa Rosa al limone, questa in particolare ha i pezzi di limone intero. E a me è piaciuta tantissimo perché il gusto del limone si sente davvero, cioè rispetto ad altre marmellate in cui sentivo più il gusto dello zucchero che il gusto della frutta, devo dire che qua il gusto di limone lo sento e mi piace molto, vabbè, a me ovviamente piace molto il limone, quindi è da comprare se vi piace il limone, naturalmente. Però è davvero ottima. Io la mangio così sopra le fette biscottate, ma stavo pensando di provare anche a fare una crostata e vedere se mi piace anche sulla crostata. Quindi, insomma, vi consiglio anche questa. Cambiamo decisamente genere e passiamo al beauty. Io avevo alcuni prodotti da mostrarvi. In particolare, vi voglio mostrare due prodotti per capelli. Il primo è questo, la maschera per capelli ultra lisciante. È una maschera che io utilizzo da tantissimi anni e mi trovo benissimo, innanzitutto perché toglie l'effetto crespo e poi perché rende molto più facile la piega, quindi se voi volete stirare i capelli e tenerli lisci, con questa maschera il lavoro sarà sicuramente più semplice perché davvero vi lascia i capelli morbidi e facili da stirare. È molto semplice da applicare perché basta metterla sui capelli bagnati dopo lo shampoo, lasciarla agire 4-5 minuti e poi risciacquare abbondantemente. E vi assicuro che i risultati si notano perché io quando magari sono un po' più pigra o ho meno tempo e magari non la utilizzo, vedo la differenza perché quando utilizzo questa maschera non ho i capelli crespi nemmeno nelle giornate di pioggia. Quando invece non la utilizzo, dopo la prima stiratura, comunque cominciano a incresparsi, quindi poi devo sempre starli a stirare. E davvero io ve la straconsiglio questa. Ve la faccio vedere anche all'interno, tanto per farvi vedere un po' come si presenta la crema. Tra l'altro ha un profumo veramente ottimo, quindi vabbè, adesso ce n'è praticamente meno della metà. Comunque la crema è questa, non so se la vedete, spero di sì. E ha anche un ottimo profumo, quindi lascerà i vostri capelli anche molto profumati. Quindi davvero è un prodotto con il quale io mi trovo benissimo. Altro prodotto per capelli è sempre una maschera, ma questa volta è una maschera colorata. Quindi diciamo che è utile se avete i capelli tinti perché fa in modo che il vostro colore risulti più vivo, più acceso e che duri un pochino di più. Quindi davvero è un'ottima maschera anche questa, è velocissima da usare perché sono sufficienti 5 minuti di posa, quindi dopo lo shampoo la lasciate in posa 5 minuti, poi risciacquate
e davvero vedrete che il colore risulta poi più vivo e più acceso. In 4-5 lavaggi poi ovviamente sbiadisce, va via, però vi assicuro che è un ottimo prodotto. Qualora voi invece abbiate i capelli naturali, potete utilizzarla per dare un po' di riflessi. Ora, in questo caso io ho i capelli rossi, quindi ho preso la maschera per capelli rossi, mogano o castani. Però ci sono anche per capelli biondi, per capelli neri, insomma, ci sono anche altre colorazioni ed è veramente un buon prodotto. Tenete presente, se per caso avete i capelli naturali, che potete utilizzarla come riflessante, quindi non sarà una vera e propria tinta, non avrete poi i capelli colorati, però lascerà quei riflessi che comunque sembrano molto naturali, che secondo me sono molto belli, quindi si può utilizzare anche se non avete i capelli tinti. Passiamo a un altro prodotto decisamente diverso, stavolta è un prodotto per le mani e in particolare si tratta di unghie finte. Io le utilizzo pochissimo in realtà le unghie finte, però ultimamente ho avuto un problema, mi si sono spezzate tutte le unghie, a me non piace andare in giro con le unghie corte senza smalto perché comunque a me piace avere le mani curate, mi piace molto lo smalto. Però in questo caso specifico non volevo fare la ricostruzione perché l'avevo fatta tempo fa, mi aveva indebolito tantissimo le unghie, quindi non volevo più fare la ricostruzione in gel, ma volevo continuare a utilizzare il mio semipermanente. Solo che avendo le unghie così corte, mettere il semipermanente mi sembrava un po' uno spreco, quindi ho pensato di utilizzare le unghie finte in attesa che mi ricrescano le mie unghie naturali. E in particolare ho utilizzato queste che sono della marca Melissa. Sono queste, sono già colorate. Poi ci sono anche queste che hanno invece la French, quindi potete magari anche fare un po' insomma, potete decorarle, fare della nail art, insomma, se vi piace. E queste in particolare rispetto alle altre unghie finte hanno la caratteristica di essere morbide. Quindi potete tagliarle e limarle con semplicità, non hanno quell'effetto di plastica che magari altre unghie finte hanno. E una volta che le avrete sulle mani, perché sono queste, io ve le faccio vedere, una volta che le avete su, sono molto naturali, quindi effettivamente se guardate non si nota che sono unghie finte, sembrano mani assolutamente naturali. Inoltre, essendo già colorate, durano anche più a lungo perché comunque poi lo smalto non si sbecca, non si rovina, quindi insomma rimangono le vostre unghie colorate. Ovviamente, se non le avete mai utilizzate, vi dico di fare attenzione perché sono semplicemente incollate sull'unghia, quindi magari se usate acqua calda, usate i guanti in modo che duri di più. Però insomma è un ottimo prodotto col quale io mi sono trovata molto bene. Passiamo adesso ai prodotti di make-up. In particolare io volevo farvi vedere questa matita, che è una matita marca Miss Broadway numero 53. È una matita Kajal nera, ve la faccio vedere, è questa. E la particolarità di questa matita rispetto alle altre è che almeno sul mio occhio, perché poi sappiamo che ognuno ha la sua tipologia di occhio, il suo livello di lacrimazione, quindi è sempre diverso da persona a persona, però direi che sul mio occhio dura parecchio questa matita. Io avevo il problema che in passato mettevo la matita, dopo mezz'ora non c'era più niente, perché io ho una lacrimazione abbastanza intensa, diciamo, e quindi mi duravano poco le matite. Invece questa, devo dire che ha una durata decisamente superiore, perché arriva a durare anche 5-6 ore, che per me è veramente tantissimo. Quindi io ve la consiglio qualora abbiate dei problemi a farvi durare la matita, perché questa qui comunque dura di più, dovete dare magari due passate in modo che duri più a lungo e ha un colore abbastanza acceso. Io non credo che si veda adesso dal video perché sono forse troppo lontana, però comunque definisce bene l'occhio, rimane il nero acceso, definito, quindi insomma è molto molto bella, ve la consiglio. Altro prodotto straconsigliato è il primer della Kiko, questo. Io lo utilizzo sempre prima di mettere l'ombretto. Da quando ho scoperto questo prodotto, devo dire che il mio ombretto rimane al suo posto sull'occhio, perché prima non era così. Io lo mettevo sulla palpebra inferiore e me lo ritrovavo sulla palpebra superiore ogni volta dopo neanche un'ora. Quindi ero disperata perché non sapevo come fare per far durare l'ombretto un po' di più e soprattutto per non avere quel bruttissimo effetto di ombretto tutto spalmato ovunque, che non mi piaceva. Questo
Questo devo dire che mi ha risolto definitivamente il problema, perché io lo metto e finché non mi tolgo il trucco, l'ombretto rimane al suo posto. Tenete presente che io mi trucco tutti i giorni, sono truccata per la maggior parte del tempo durante la giornata e l'ombretto rimane al suo posto. Anzi, vi dirò di più. È a prova di lacrime, perché mi è anche già successo magari di, purtroppo capita, siamo esseri umani, mi è successo di piangere con l'ombretto sull'occhio e l'ombretto è rimasto al suo posto. Quindi anche in questi casi, diciamo un po' poco piacevoli, però il trucco vi rimarrà comunque al suo posto. Devo dire che davvero è straconsigliato. Tra l'altro io ho scelto questo perché ha un colore naturale, si spalma benissimo sulla palpebra, non unge, non forma grumi, quindi davvero è ottimo. Quindi provatelo, poi fatemi sapere, però vedrete che non vi deluderà, quindi primer della Kiko consigliato assolutamente. Ultimo prodotto che vi voglio mostrare sono un paio di scarpe. Non vi faccio vedere tanto il modello, ma più che altro la categoria di scarpe. Queste sono, vabbè, semplici, sono scarpe nere, décolleté con il tacco alto, hanno la rifinitura in vernice, poi hanno l'effetto scamosciato. Ma la particolarità di queste scarpe non è il modello, perché come queste ce ne sono tante, ma più che altro la tipologia, perché queste scarpe sono casual comfort, lo pagate 69,90 euro, l'ho prese da Scarpe Scarpe. E sono queste, casual comfort. La particolarità di queste scarpe è che hanno all'interno un plantare che vi permetterà di tenere il piede appoggiato nel modo corretto, quindi riuscirete a camminare sui tacchi senza avere male ai piedi e senza avere mal di schiena. E io di tacchi me ne intendo perché li ho sempre portati fin da quando ero adolescente, ho portato tutti i tipi di tacchi, anche il tacco 12, il tacco a spillo, li ho portati tutti e so quanto a volte possono far male i piedi e quanto può venire mal di schiena con i tacchi. Invece con queste scarpe non succede perché con questo plantare morbido e anatomico davvero riuscirete a portare i tacchi senza soffrire. Quindi ve lo consiglio, se andate sul sito della Scarpe Scarpe, trovate questa categoria Casual Comfort e vedrete anche tutti i modelli disponibili. Quindi insomma io ve le consiglio. Inoltre indossate queste scarpe, sono eleganti, fanno la sua figura, sono molto carine, quindi insomma consigliate. Ho terminato i miei preferiti d'autunno, spero di avervi dato qualche informazione utile, qualche consiglio. Vi invito a commentare il video qualora vogliate magari consigliarmi altri prodotti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto. Mi raccomando, andate a seguire i video delle altre ragazze del gruppo The Fashionist Girls, trovate tutto in descrizione. Vi mando un bacio e vi do appuntamento alla prossima.